Avevamo visto, mi sembra, la volta scorsa che il 700 è l'epoca in cui ci sono tutti questi esperimenti spettacolari sull'elettricità, ci sono le serate scientifiche in cui si elettrizza un ragazzo, lo si mette appeso per aria e lui sfoglia un libro senza toccarlo, oppure si mettono due amanti in una atmosfera sempre soffusa di luci in penombra perché si potessero vedere le scintille, e c'erano questi due che si avvicinavano e scoccavano dei fulmini tra le loro labbra. E poi c'era naturalmente la letteratura erotica del tempo che abbondantemente saccheggiava i termini delle nuove scienze elettriche, perché lo strusciamento dei corpi che provoca l'eccitazione del fluido elettrico era ben pertinente a tutte queste cose. Quindi gli studi sull'elettricità però, diciamo, languivano, nel senso che fino a che l'elettricità è elettrostatica, con tutte le macchine che con strusciamento di veli e di vetri poteva produrre anche fulmini grossi, ma scariche elettriche, non si riusciva a vedere la profonda connessione tra l'elettricità e quell'altro fenomeno misterioso che è il magnetismo. Alcune cose subiscono l'influenza di questi magneti, non si sa perché e non si sa di che natura sia. Certo sembra, come dice Dante nel XII del Paradiso, che la stella polare attiri l'ago della bussola, infatti punta verso nord. E se la stella polare tira la bussola, questa è una prova che gli astri hanno un'influenza sulla Terra, e quindi era una prova scientifica della validità dell'astrologia, di fatto. Comunque sia, nel 1600 già qualcuno comincia a pensare, no, ma forse ci sono dei grandi giacimenti di magnetite al polo nord e al polo sud. Beh, insomma, finché William Gilbert nell'anno 1600, il Guglielmo Gilberto, non tira fuori un'idea che la Terra sia fatta proprio una grande calamità. Anche Galileo studia le calamite e trova il modo per potenziarle, per armarle, e è il modo che viene utilizzato in tutti gli armadietti. Se avete presente gli armadietti, cioè le ante di cucina, la calamita è sempre messa tra due lastrine di metallo, perché senza avere lastrine di metallo la potenza della calamita c'è, ma non è così grande. Quelle lastrine di metallo intensificano la potenza della calamita fino a 400 volte facendo un'armatura opportunamente fatta. Questa cosa la scoprì già Galileo. Ma che i fenomeni magnetici potessero avere una connessione con quelli elettrici, e questo era assolutamente imprevisto. Possibile invece trovarlo solamente nell'anno 1800 con uno degli ultimi italiani famosi, Alessandro Volta, che dà pure il nome a un istituto tecnico di Abbagliarini. Nell'Ottocento Volta inventa la pila e finalmente non si ha a disposizione solo grandi potenziali e grandi scariche elettriche, ma anche, seppur piccole, correnti elettriche, cioè passaggio di corrente con continuità, non una scarica e via. Vedendo per l'appunto Ørsted, questo nel 1812, Ørsted, credo si scriva con questa U, perché dovrebbe essere danese. Ørsted, anzi i suoi studenti, si accorsero che quando lui accendeva e spengeva un certo circuito che ci passava la corrente, la bussola che c'era lì accanto faceva dei pezzi. Ma professore, che cosa? E quindi lui scoprì gli effetti magnetici della corrente, non tanto della corrente, della variazione di corrente. Una corrente continua non produce nessun effetto magnetico, ma nel momento in cui cambia, sia da zero a un valore, sia da un valore quando si accende, cioè, sia quando si spenge, provoca queste variazioni. Interessante, io posso fare anche una corrente che cambia continuamente, una corrente alternata. In questo modo che cosa succede? Succede che la calamita sente un'influenza alternata, perché è una continua variazione. E è vero anche inversamente,
tant'è che esiste la pila di Faraday che vendono anche ai negozi di giocattoli scientifici. Una calamita mossa intorno a un circuito di rame fa circolare corrente. Quindi c'è questa cosa col peso, non so se ce l'avete presente, è una pila da agitare, no? C'è un peso dentro e c'è un avvolgimento, questa calamita va avanti e indietro all'avvolgimento, fa passare corrente e si accende la pila. Quindi esistono tutte e due questi effetti, un campo magnetico variabile genera un campo elettrico variabile genera un campo magnetico. Introdotto così, buttandoli là, due termini, ma insomma un termine fondamentalmente, il concetto di campo. Che cos'è il campo? Il campo è qualcosa che c'è anche se non c'è chi lo genera. Cosa voglio dire? Faraday è un tipo strano. Faraday è uno autodidatta, è uno che non fa matematica per niente. Lui fonda l'elettromagnetismo con paginate di discorsi, chiacchiere, ma introduce dei concetti fondamentali. In particolare introduce il concetto di campo. Cioè, quando io ho una forza elettrica che si sviluppa tra due particelle, no? Diciamo positivo, o una positiva, una negativa, si sviluppa. Che cos'è che... Cioè, come posso definire la forza come qualcosa che non dipenda da questa carica di prova? Cioè, posso dire che c'è qualcosa nello spazio che c'è anche se non c'è una carica negativa che me lo verifica e che se messa lì viene attirata? Dice sì, o comunque posso sempre definirlo. E questa cosa io la chiamo campo. E è come praticamente un tappeto elastico. Ovviamente il tappeto elastico, immaginiamo che il tappeto elastico sia invisibile. Allora io ci metto qui una palla di cannone e il tappeto elastico si deforma. Io non lo vedo, ma se metto qui una pallina da ping pong vedo che va verso la palla di cannone. Allora, in questi termini, posso dire che il tappeto è deformato anche senza metterci la pallina da ping pong? Ebbene sì, mi sembra banale. Beh, facciamo lo stesso passaggio nello spazio che ci pare vuoto. C'è una deformazione dello spazio che, anche se non la vedo, è quella tale che quando ci metto la carichina quella si muove? Sì, beh, comunque definiamo questa deformazione dello spazio. Io lo chiamo campo elettrico. Nel caso dei fenomeni magnetici lo chiamo campo magnetico. Quindi è come se lo spazio fosse fatto di freccette che si ordinano in una certa direzione o in un'altra, a seconda delle proprietà che devono descrivere, quelle elettriche, e che però sembrano avere una misteriosa connessione tra loro. Un altro grandissimo dell'Ottocento è colui che risolve il problema. Si chiama Maxwell. Maxwell nel 1869 trova delle equazioni di Maxwell. Ora, riprendiamo un attimo il discorso dall'etere, perché la teoria corpuscolare di Newton è profondamente atomista, e Newton è un atomista, quindi questo non è alieno da questo discorso. Invece la teoria ondulatoria ha bisogno di questo supporto, appunto, dicevamo, che è l'etere. Cartesio continentale non è tanto newtoniano, e allora davanti all'ipotesi, perché ipotesi non fingono, ma davanti all'affermazione di Newton che i corpi si attirano stando a distanza senza toccarsi, e quindi questa azione a distanza, Cartesio storce la bocca e dice: no, qui non mi torna, questa azione a distanza è troppo misteriosa, mistica, mi sa quasi di pietra filosofale. Lui è quello cogito ergo sum, esiste solo la mia testa, il resto boh, non lo so, ma solo quello di cui posso essere certo in testa, la vita è un sogno, è il mio sogno, voi abbiate il vostro, ma anzi. E lui, Cartesio,
Ma Cartesio fa un'altra ipotesi, dice che lo spazio è permeato di etere, per l'appunto, rimanendo in questa risoteria, e che quindi l'interazione è perché l'etere in qualche modo è come se fosse acqua che si muove, che fa dei vortici, che quindi fa interagire tra loro attirandole o facendole respingere le cose che si muovono in quest'acqua. Bene, Maxwell parte da un'analogia tra i fenomeni idrodinamici, cioè i movimenti dell'acqua, e i fenomeni elettrici. E lui trova che le equazioni che descrivono il campo elettrico, il campo anzi elettromagnetico, e le equazioni che descrivono il moto dei fluidi nelle acque sono le stesse. C'è un'analogia matematica enorme. Di più, con le equazioni lui riesce a prevedere, teoricamente, a calcolare dalla sua teoria a che velocità si dovrebbero propagare queste onde elettromagnetiche, perché lui trova come conseguenza, allora, un campo elettrico che varia genera un campo magnetico che varia, ma un campo magnetico che varia genera un campo elettrico che varia, che genera un campo magnetico, parte un'onda elettromagnetica in questo modo. Con la sua teoria lui riesce anche a trovare quanto dovrebbe essere la velocità di propagazione di questa onda elettromagnetica nel 1869. Nella prima metà dell'Ottocento, Fresnel aveva misurato finalmente la velocità della luce e aveva visto che era a 300.000 km. Non solo, l'aveva misurata anche nell'acqua e aveva visto che nell'acqua era i 3/4 della velocità nell'aria, quindi era più lenta. Nuova conferma della natura ondulatoria della luce. Bene, le onde elettromagnetiche, faccio tutti i conti, devono propagarsi a una velocità che è per l'appunto quella della luce. Caspita, la luce è un'onda, se era già stata. La luce è un'onda elettromagnetica e l'elettromagnetismo sono fenomeni dell'etere. Alla fine dell'Ottocento questa è la situazione. L'elettromagnetismo spiega tutto e l'atomismo spiega tutto il resto che non spiega l'elettromagnetismo. Quindi Kelvin dice ormai la fisica è alla fine, si tratta di sistemare alcuni dettagli. Se non che succede una cosa strana.